La violenza sì, cioè, è insita. Non è facile scendere in piazza perché non è un giochino per tutti. È un giochino molto duro, dove ci sono scontri fisici, dove c'è una bella preparazione. Una cosa che, tipo un gladiatore, una volta che entri dentro, non riesci a fare a meno. Il calciante è già una figura vista logicamente dal fiorentino e visto come un gladiatore. Vista da fuori può essere una cosa, dice, guarda questi pazzi, tutti. A volte ci si pensa anche lui, sinceramente, diciamo, siamo sicuri. Mi chiamo Alessandro Pagliazzi e gioco per i Verdi di San Giovanni. Fabrizio Valleri, gioco per i Bianchi. Allora, io sono Falciano Alessio, faccio parte della squadra degli Azzurri del quartiere di Santa Croce. Mi chiamo Andrea Picone, ho iniziato a allenarmi nel calcio storico nel 1996. Le origini del calcio storico vengono dal Rinascimento, anche prima del Rinascimento, ed è uno sport praticato dai romani, e lo chiamavano Arpastrum. Le origini, vabbè, quelle più vecchie, diciamo, risale all'Arpastrum, che era questa legione romana che si era stanziata sulla piana di Firenze e iniziò a giocare per tenersi in allenamento nei periodi che non c'era la guerra. Uno sport un po' diverso dal calcio abituale, però direi abbastanza simile, un po' più violento di quello che solitamente si fa il calcio normale. Ecco. Questo giochino, come lo chiamiamo noi, è una tradizione che ci portiamo dentro per lo spirito fiorentino. È culturalmente nel tessuto cittadino di quartieri popolari come Firenze. È uno sport che si pratica solo a Firenze, non esiste altre parti del mondo che giocano a calcio a questo. E per quello allora è una tradizione talmente importante che viene sempre fatta e sempre di più crea aggregazione fra le persone, quartiere. La città si divide in quattro colori, bianchi, azzurri, rossi e verdi. Sono suddivisi nelle quattro chiese più importanti e grandi della città. Quindi, diciamo, le zone più importanti di Firenze, e quando c'è questo grande appuntamento tutti sono felici e contenti di poter assistere a un evento un po' particolare e diverso, però molto molto attraente. Calcio in costume, c'è un rispetto per tutti e quattro colori, perché poi alla fine siamo tutti di calcio in costume, anche se poi non ci si può vedere tra colore e colore, tra quartiere e quartiere. Giochi per l'orgoglio tuo, personale, per il quartiere, per rappresentare Firenze, comunque per dare un qualcosa a te, per rendere un qualcosa di tuo alla città di Firenze. Perché è una passione che ti porta avere la gloria per Firenze, la gloria per il tuo quartiere, è una cosa viscerale che non riesci a farne a meno. Quindi il tuo rappresentare il tuo quartiere all'interno di un colore è il massimo, perché puoi rendere un qualcosa ai tuoi tifosi, al tuo quartiere, ai tuoi compagni, soprattutto di squadra, giocando una partita. La vittoria finale alla fine non è importante, è l'orgoglio fiorentino, l'orgoglio di essere liberi e Repubblica veramente. Alla fine da tutto a niente, no? Il bello è questo qua. Per noi è sacrificio anche, perché logicamente ognuno ha la sua vita, ognuno ha la sua famiglia, ognuno ha il suo lavoro, però riusciamo in qualche modo a ritagliare sempre un po' di tempo per questa passione. E ci mettiamo anima e cuore e corpo. Tanto, perché prendi un sacco di botte, le botte sono gratis, quindi quelle te le prendi sempre. Soldi non le prendi. Ci si fa male, ci si allena, ci si stanca. Però viene fatto tutto questo per poi arrivare
alla massima soddisfazione per quei 27 calcianti che poi scendono in piazza. Che sacrificio, perché ti alleni, perché le botte sono vere e fanno male. Per il fiorentino scendere in piazza Santa Croce e giocare a calcio storico è un onore, è veramente un onore. Visto da calciante, quando passi quel cancello ti sale l'adrenalina, la paura che fa parte dell'essere umano ed è giusto che ci sia, la paura di sbagliare, di non far bene, di farsi male, tutte queste cose qui. Anche se a molti può sembrare violento, a molti può sembrare strano il calcio storico, per me e per noi è una cosa meravigliosa, è la nostra vita. Ora avrò partecipato 10-11 partite, avrò giocato e l'emozione è sempre la stessa, l'adrenalina è sempre la stessa e la paura è sempre la stessa, perché chi non ha paura non è un umano. Quando poi danno l'ordine di liberare la piazza e rimangono i 54 calcianti, e lì non esci, lì dentro sei in quella gabbia e per 50 minuti ci devi stare e devi dare il 110% per te e per i ragazzi come te, perché principalmente siamo un gruppo, siamo fratelli, da soli non si fa niente lì. Solo in quel 24 di giugno si divide un po', ma poi alla fine sono sempre uniti per un unico colore. Questo viola che unisce un po' tutti, anche i quattro colori si mischiano insieme e la Fiorentina per Firenze rimane la cosa primaria. Solitamente la Fiorentina ci unisce un po' tutti, perché allo stadio siamo tutti fiorentini, siamo tutti insieme, tifiamo per la Fiorentina, quindi anche con ragazzi di altri colori ci si trova allo stadio. No, in curva il calciante è sempre considerato bene, nel senso io ti parli con uno che è 25 anni e ho l'abbonamento in curva Fiesole, e lì anzi trovi anche gli altri calcianti di altri colori che tifiamo per un'unica squadra, che è la Fiorentina. La tifare per la Fiorentina è il secondo amore di tutti i fiorentini, che siano donne o maschi, riesce a tifare Fiorentina prima di tutto perché a Firenze c'è soltanto la Fiorentina e poi perché anche quello, come per il calcio storico, ti viene tramandato, è una fede che porta da padre in figlio il tifare Fiorentina e di conseguenza accomuna molto anche il calcio storico. Il calcio storico fa parte di Firenze, come la Fiorentina fa parte di Firenze, il calcio storico fa parte di Firenze. Il calcio storico, diciamo, sono le origini del calcio, che insomma era abbastanza naturale come cosa, te l'ho detto, però forse non è mai stato fatto prima perché realmente secondo me non è mai stato capito per bene il messaggio del calcio al costume. Sempre stato davanti, c'è sempre stata questa cosa della violenza come presentazione iniziale, allora con la violenza davanti non c'è mai stato uno studio veramente. Però il calcio al costume non è solo violenza, anzi. E loro devono prendere esempio da questa maglia qui. Questi simboli che hanno, secondo me loro devono capire che cos'è che hanno addosso. È il fiorentino che lo porta a essere più forte di se stessi. Mi emoziona, quello sì. Spero che si renda conto veramente dell'importanza di questa cosa, quello sì. E se la sfruttano per bene è un valore aggiunto sicuramente, un grosso valore aggiunto. Cavolo, se ritrasmettiamo la grinta che abbiamo noi a giugno, vinciamo 3 scudetti di seguito con queste magliette. Bellissimo.